Ecco le immagini della Super Pole Race dell'ottavo round del Mondiale Superbike. Siamo a Magnicur. Alex Loefs con la Kawasaki parte benissimo dalla pole position, ma un Nicolo Bulega molto aggressivo fin dall'inizio si infila all'interno al primo passaggio dal tornantino dell'Aide. Problemi invece per l'altra Ducati ufficiale di Alvaro Bautista, che sbaglia la misura della staccata, sfiora Bradley Ray e finisce rovinosamente nella via di fuga, lesionandosi le costole. Il pilota spagnolo, campione del mondo in carica, è in forse per il prossimo round del Mondiale Superbike a Cremona il 21-22 settembre. La gara va avanti piena di battaglie, con Nicolo Bulega che mantiene il comando della gara mentre Alvaro Bautista raggiunge il centro medico del circuito francese. Bulega, dicevamo, che è partito nonostante la botta incassata in gara 1, una caduta molto rovinosa che lo ha costretto a cure del caso ad una notte abbastanza dolorosa, ma con grande stoicismo il pilota romagnolo ha preso le redini della gara. Alle sue spalle Danilo Petrucci, molto efficace e anche molto aggressivo, se la vede con i piloti Honda. Continua la schermaglia tra un Loefs che non ci sta a perdere e Bulega che invece replica colpo su colpo. Danilo Petrucci prende il terzo gradino del podio, decisione all'ultimo giro con Loefs che prova ad infilarsi, ma Bulega in traiettoria interna alla meglio e può lanciarsi verso il traguardo. È il secondo successo iridato per il pilota romagnolo al debutto nel Mondiale Superbike. Felicissimo Nicolò Bulega e ovviamente anche il suo box con il capotecnico Raponi, che se la gode. Successo di grande forza, di grande stoicismo del pilota romagnolo, che si congratula e festeggia con gli uomini della sua squadra, compreso il boss Stefano Cecconi. Bulega premiato dal 5 volte campione del mondo Kenan Sofoglu.